Buonanotte Summer, correte le notti romane, chi meglio di Massimo Marino può parlare di Evolution, Transmania Night qui all'Alibi. Ma quale è da notte? In realtà io mi sto a imparare il mestiere dei Doors Selector, perché sai, nella vita non si sa mai, poi di questi tempi, con la crisi che c'è in giro, è meglio avere una professione in più, che se va male come conduttore televisivo c'ho un ripiego. Senti Massimo, a parte gli scherzi, sai, io sono qui ma con non Carlo. Scherzo. No, no, vabbè, è giusto. Mai. È giusto saper fare vari lavori, perché giustamente, però posso confermare io che se Massimo Marino sta qui con noi la domenica, a Evolution, 3 euro a fotografia, altro che la serata facevamo. Infatti, qua. Infatti la settimana scorsa ho cercato di imparare il mestiere del fotografo da Faber Cucchetti. Stasera invece mi sto a mettere a. Sto cercando di imparare a fare door selector, perché torna a ripetere, avere più possibilità lavorative non si sa mai nella vita. Senti, invertiamo i ruoli, io qui sono quello che diciamo fa la serata insieme a Mr. Carlos, tu sei colui che da 17 anni collabora con noi per quanto riguarda la comunicazione e l'immagine. Da 17 anni che abbiamo iniziato questa cosa, com'è cambiata la notte per te? Ma sinceramente a me mi sembra sempre uguale, anche se devo essere sincero, tolto, ma no per piaggeria, perché o poi mi conoscete, io sono pane e manino, pane pane vino arvino, tolto l'Alibi e poche altre realtà, spesso le discoteche sono diventate centro di aggregazione di gente o alcolizzata, o impasticcata, e questa cosa veramente a me mi piagna il cuore, vede tutti questi giovani ridotti così, quando invece se dovrebbero essere impegnati nel divertimento, sì, ma anche civilmente e socialmente, perché c'è tanto da fare, perché la società deve progredire e dobbiamo sempre cercare di non delegare il nostro futuro in mano a gente poco raccomandabile, diciamo così. Guarda, cioè, permettimi di fare un'osservazione su quello che hai detto. Io sì, è vero quello che hai detto in parte, perché non per sconfessarti, perché poi come te io vivo la notte, però andando in giro forse quello se che hai... Mi accorgi la classe politica da 30 anni a sta parte, sono sempre le stesse facce che continuano a magnare e a produrre poco. E io invece vorrei fare un appello ai giovani, impegnatevi anche politicamente, perché può essere una fonte lavoro e soprattutto potete cambiare in meglio la città di Roma. No, io volevo arrivare a quello che hai detto, appunto, finché siamo nei locali e c'è qualcuno che controlla e mette le regole come noi, purtroppo autodidatta, perché poi lo sai, purtroppo siamo noi che investiamo dei soldi qui per fare questo. Guarda, tipo di quando lo Stato non arriva sul territorio... viva Dio che ci stanno persone come te, autodidatta, che si rimboccano le maniche e cercano almeno nel loro posto di lavoro dove operano di far andare cose come è giusto che debbano andare. Guarda, c'è stato in questo, e così chiudiamo, c'è stato in questo ultimo periodo, noi sono anni insieme a te, anche grazie a te diciamo certe cose, e un piccolo contributo dallo Stato è arrivato, che era quello di delegare le attività appunto per la situazione dell'orario. Oggi è stata lasciata la libera scelta ai proprietari dei locali, cose che andiamo dicendo noi da tanti anni, perché poi l'imprenditoria di questo lavoro è sana e fa i numeri e dà un'immagine diversa a Roma. Finché teniamo le persone dentro i locali professionisti, come dici tu, c'è un risultato, cioè quello che non ci sono le stragi del sabato sera e tutto il resto, però ci sono delle regole da mettere, chi meglio di noi può dire quali sono le regole, però non ce lo fanno fare. E come hai detto te, i giovani di oggi si sono svegliati, noi abbiamo aggregato di Mondonotte tanta gente, anche grazie al tuo contributo, perché pure tu comunque mandi sempre dei messaggi positivi, anche se ti apostrofo come trash, tu sei comunque una persona positiva, perché è facile parlare di Massimo Marino in un certo modo, però tu sei una delle poche voci, non a Roma, io dico in Italia, che fa vedere veramente la notte com'è. Guarda, io a me mi tacciano che so trash, faccio il trash. In realtà le persone più intelligenti, più acute, più sensibili capiscono che il mio io lo chiamo trash chic, cioè una sorta di parodia sulla società contemporanea, quindi cerco di essere innanzitutto autoironico, perché per essere ironici bisogna essere prima autoironici su se stessi e poi ironico su quello
che ci circonda, perché poi il vero trash, io più guardo, ho già detto in altre occasioni, più guardo i network tipo Rai, Mediaset, e più mi accorgo che il vero trash lo fanno loro, no io. Bravo, era quello che voleva arrivare. Comunque Massimo, Mondo Notte, Vivi Roma, sono 2 anni che collaborano, lo diciamo perché anche tu sei stato presentato in Mondo Notte e hai dimostrato che non sei solo trash, ma sei anche una bella capoccia che sa pensare e dice delle cose vere perché le vive. Quindi... Ma sai che c'è? Che ci vorrebbero tutti come marchiati. Massimo Marino è quello che va dentro i locali a luci rosse a fare i servizi e da lì da quello steccato non deve uscire. No, Massimo Marino fa anche quello, lo faccio con orgoglio, sono fiero di farlo perché da anni mi batto per difendere persone discriminate in ogni senso, però per quello che posso cerco anche di impegnarmi in altri campi e in altri settori. Vabbè, questo ti va meglio. Comunque Vivi Roma, Mondo Notte sono voci nella notte, sono fari nella notte, luce nella notte. Noi diciamo sempre la verità e non abbiamo paura di dire la verità, come dice sempre Massimo. Io sono Hao e voi bella frate. Ah, frappi. Ma che c'è il Mastelloni che gli puoi fare una bella intervista, che Mastelloni c'ha un bel cervello. Va all'intervista. Grazie, bella, questo frate. È il maestro Mr. Bob Massimo Marino. Bella frate.